vicina? Troppo lontana? Mi avvicino? Che dite? Ciao bimbi del Salesi! Ben trovati nella vostra QQ! Ciao, ciao a tutti! Ci sono dei saluti che volevo fare prima di iniziare dirvi insomma, ciao a tutti! Sì, salve a tutti, salve a voi, buongiorno! E oggi ho solo un'orecchia che vi saluta. Ciao a tutti! Volevo fare un paio di saluti. Volevo salutare Chiara. Ciao Chiara! Giovanna. Ciao Giovanna! E poi volevo salutare a Sofia. Ciao Sofi, bacioni! E Filippo. Ciao Filippo! Ciao! E ovviamente questi saluti vanno anche ai vostri genitori lì vicino, eh? E ciao a tutti, buongiornissimo, buongiornissimo a voi. Oggi, bimbi, vi devo rendere partecipi di una cosa che ho scoperto. Lo sapete? Ve lo dico? No, dai, ve lo dico? Sì? Siete curiosi? Allora ve lo dico. No, non ve lo dico! Mi vergogno! Dai, ditemelo voi! Praticamente, vi volevo dire una cosa. Lo vedete questo quaderno? Non è un quaderno! Può diventare una cosa specialissima! Ci proviamo? Però ovviamente per fare è una specie di magia. Questa magia funziona con le caccole. Ecco, voi sapete quelle cose che prendete da su, quei tesori che andate a prendere su in cima. Ecco quelle. Quelle. Non lo dite a mamma e papà, però possono diventare un po' magichine, eh? Allora, non fatevi vedere. Prendetene una. Attacchiamola. Vediamo un po' se succede qualcosa. Niente. Beh, qualcosa sta succedendo. Ma cos'era? Boh, non succede niente. Niente, con le caccole vengono giù le cacche. Servirebbe un po' di polvere magica. Ce l'avete voi lì? Pensateci forte, guardatela bene. Vedete questa polvere qua sopra? Sopra l'armadio? Proviamo a farla diventare un po' magica. Aspettate che ne prendo un po', eh. Bimbi, non so voi, ma. Cioè. Non era polvere magica. Non era per niente polvere magica. Non succede niente a questo quaderno, non so come renderlo magico. Come potremmo fare? Avete qualche idea? Forse ho capito! Concentriamoci bene, innanzitutto. Pensiamo a una cosa che ci piace molto. Oh no, quella è una puzzetta. Concentriamoci, pensiamo a una cosa che ci piace molto. Mandiamogli un po' di cose che ci piacciono molto. Sarà diventato qualcosa? Voi che cosa avete desiderato? No, perché tipo io ho desiderato un cagnolino. Boh. Ehi, ciao! Sì, sa salve, buongiorno a lei. Sa salve. Oh, che carino! Dimmi, ma funziona! Ehi, qui! Qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui! No, no, non in faccia, non in faccia! Funziona, bimbi, mi sa che è diventato un cagnolino! Allora, bimbi. La magia ha funzionato per me.
Proviamo a vedere che cosa può fare questo quaderno magico. Allora, intanto questo cagnolino, questo quaderno cane, gli facciamo un po' di coccoline. Sta dormendo. Che dite, lo svegliamo un pochino? Proviamo a chiamarlo, chiamatelo un po' col suo nome. Che nome ha questo quaderno cane? Vi va di inventarlo voi? Ci avete pensato? Pronti? Pensateci bene, eh? Benissimo, adesso che ci avete pensato, provate un po' a urlare forte il nome che avete dato al nostro quaderno cane. Glielo do anche io, vediamo un po'. Fulvio, il mio quaderno cane si chiama Fulvio. Pronti bimbi, vai da casa, pronti? 1, 2, 3. Fulvio! Fulvio! Ah, si è svegliato! Buongiorno Fulvio! No, non mi devi stare... Ciao Fulvio, che carino! Che carino, Fulvio! Bene! Buongiorno, ben alzato! Dove vai? Ma oh, è andato a fare la pipì. Fulvio, vieni qua, dove vai? Vieni qua, vieni, vieni. Che carino, bimbi. Ma dove va? Ho un'idea. Gli insegniamo qualche comando, vi va? Dai, lo chiamiamo. Vieni, Fulvio, vieni, vieni. Ah, non addosso, ancora, ancora. Allora, Fulvio, vieni qua. Sei pronto? Allora, seduto. Ma no, ma questo non è seduto, Fulvio. Questo è sdraiato praticamente. Dai, ritirati su, Fulvio, vai. Allora, pronti? Anche da casa aiutatemi, bimbi, che io sono proprio negata per fare queste cose. Vediamo un po' se riesco a domesticarlo un pochino. Fulvio, seduto. Ma no! Ma non su, ma non pennino sulla zampa, sulle due zampe. Dai, mettiti giù. Ma no! Bimbi, va, come si fa? Come si fa? Voi lo sapete fare? Diteglielo un po' a voi da casa, venite un po'. Guarda, te lo dicono loro da casa. Pronti? Ditegli un po' che cosa deve fare, quindi seduto lì da dove siete, dalla vostra cameretta al Salesi. Pronti? 1. Tanto Fulvio stava così. 1, 2 e 3. Vai bimbi da casa, vai. Seduto. Ah! Bravissimi bimbi, molto bene. Abbiamo imparato il seduto. E adesso proviamo, visto che prima l'aveva fatto molto carino, da seduto facciamo terra. Siete pronti? Dai, aiutatemi, che voi sì che siete bravissimi. Allora, al mio tre, terra al mio tre. 1, 2, 3. Terra! Ma no, ma che è? Fulvio, ma così è, dormi, così è. Riproviamo, dai. 1, 2, 3. Terra! Bravissimi, addirittura, guardate un po', ecco qua, si è proprio messo a terra tutto bello, guarda che carino, sgodinzola pure, si è messo a terra tutto quanto comodo, wow, bravissimi, che bravissimi educatori cinofili che siete, bravi, molto bene, sgodinzola pure, ma facciamo un altro, gli tiriamo la palla, vediamo dove la va a prendere. Vi va? Dai! Allora, aspettate che trovo una palla. Vediamo un po'. Eccola qui! Eccola qui! Allora, Fulvio, sei pronto? Allora, io ti tiro la palla. Bravo! Tu la vai a prendere e me la riporti, ok? Benissimo! Allora, pronto, eh? Vai, Fulvio! Ma no! È di là la palla! No! Fulvio, ma dove stai andando, Fulvio? Fulvio, ma dove sei andato a prendere la pallina? Dai, ci riproviamo, sei pronto? Allora, questa è la pallina, la vedi? Bravissimo. Allora, io te la tiro, tu la vai a prendere e me la riporti, ok? Pronto?
Bravissimo, allora te la tiro, eh. 1, 2, 3, vai! Fulvio, ma dove sei andato? Ma dove sei andato? Ma dove è andato? Fulvio! Bimbi, scusate. Tu scodinzoli, scusate. Il dovere di ogni bravo padrone è anche quello di raccogliere la cacca quando il proprio cane la fa. Ma tu non eri un quaderno cane? Cioè, c'è tutto tra... La cacca è uguale a quella dei cani. Uguale, non potevi farla di carta, no, uguale. Allora, bimbi, scusate. Vado a pulire la cacca di Fulvio. Grazie per il vostro aiuto, intanto. Vi mando un bacione grandissimo. Un bacione grandissimo e aiutate a pulirla voi la cacca di Fulvio. No, vero? Pulisco io. Vabbè. Ciao bimbi, a presto con le prossime avventure di Fulvio. Il quaderno cane. Ciao. Ciao. Ma che schifo. Ma che è sta roba? Ciao bambini, oggi realizzeremo insieme un esperimento speciale. Infatti prepareremo la cioccolata calda. Tutto ciò che ci serve per realizzare questo esperimento speciale è due busti di cioccolata calda, del latte per la precisione 300 ml e un pentolino. Per prima cosa mettiamo il contenuto delle due bustine all'interno del pentolino. E poi aggiungiamo anche il latte. Una volta che abbiamo aggiunto anche il latte, mettiamo il pentolino nel fornello. Mi raccomando, durante questa operazione fatevi aiutare sempre i vostri genitori. Una volta che abbiamo messo il pentolino nel fornello, giriamo per qualche minuto affinché non raggiungiamo la densità che più ci piace. Una volta che abbiamo girato qualche minuto, versiamo il contenuto del pentolino all'interno delle nostre tazze e buona merenda! Ciao bambini, visto che è da poco passato il Natale e abbiamo tutti quanti approfittato di questa occasione per scambiarci regali, oggi andremo a fare un lavoretto che un po' ricorda questa usanza, anche se i regali saranno un po' diversi. Ci servirà intanto una scatola forata o che andremo a forare più avanti, dei fogli di carta o un pennarello, della pasta, va bene la pasta di qualsiasi forma purché sia forata al centro, dei colori e un pennello. Come prima cosa andiamo a scegliere dei colori che ci piacciono e pitturiamo la nostra pasta. Mentre aspettiamo che la nostra pasta si asciughi, andiamo a prendere il nostro foglio di carta e ci scriviamo delle buone azioni, che saranno proprio i nostri regali.
possono essere azioni di tutti i giorni, come aiuto la mamma a lavare i piatti, scrivo un biglietto gentile al nonno, o telefono a un amico che non sento da tanto tempo, condivido i giochi dei miei fratelli, quello che volete. Le andiamo quindi a scrivere sul foglio e poi li ritagliamo. Ogni bigliettino poi lo vado ad arrotolare per andarlo ad inserire nella pasta che abbiamo colorato in questo modo. Una volta che abbiamo inserito tutti i nostri bigliettini all'interno dei boccolotti della pasta, andiamo a metterli dentro la scatola. Lo scopo del gioco è quello di far pescare a ogni membro della famiglia un bigliettino. La buona azione che troveremo scritti sarà il nostro dono per gli altri. Ciao ciao bambini!